Eccomi tornata. Allora, ragazzi, non so se ho dovuto dividere i due video. Comunque, se li vedete insieme è meglio, altrimenti vi risaluto. Allora, vi stavo facendo vedere gli acquisti che ho fatto da Sephora. Appunto, eccoli qui. Dunque, da Sephora ci sono andata due volte. La prima volta, comunque, ho entrambi gli scontrini. Ho preso due cose che in Italia non si trovano perché io ero andata lì anche ovvio per vedere New York, ma se andavo da Sephora, visto che mi piace molto il make-up, comunque mi sono fermata parecchio perché rispetto all'anno scorso acquistavo veramente tanto, spendendo a volte anche 100-200 euro al mese e sono veramente parecchi soldi. Mi sono appunto fermata parecchio perché era diventata una cosa eccessiva. Per fortuna che ho avuto persone vicino a me che mi hanno fatto capire che la vita non era fatta solo di make-up, ma anche di esperienze. Magari quei soldi invece di buttarli nel make-up potevo buttarli in esperienze come poteva essere appunto New York o altre cose. Allora, intanto vi chiedo scusa dell'occhio perché non so se ve l'ho detto prima, ma a New York negli ultimi 2 giorni, infatti non ho più fatto video, non mi sono fatta vedere perché l'occhio mi era diventato così. Allora, non so se sia stata una ventata perché lì c'era ogni giorno un vento fortissimo o se magari ho toccato qualcosa e mi ha dato infezione. Adesso vado un po' meglio, però comunque lo vedete che è un po' più piccolo rispetto all'altro. Gli ho fatto degli impacchi di camomilla perché sono andata lì in farmacia, in due farmacie, ma non mi hanno dato nulla. E comunque adesso vado già meglio. Non mi trucco, non mi metto ombretti perché ho paura appunto di fare peggio. Allora, ritornando a Sephora, vi faccio vedere quello che ho acquistato la prima volta. Allora, la prima volta ho preso due prodotti e mi è caduto tutto. E la prima volta ho speso, non so se è questo qui, no, ho speso $60,97. Anche lì c'è il mio cane che sta cercando di rubarmi tutto. Anche lì le tasse si pagano in cassa. Allora, ho preso, come prima cosa, ho preso questo prodottino qui, che dunque è un bronzer. Costa $38, però bisogna aggiungergli le tasse. Allora, io amo i bronzer, ne ho veramente tanto. Mi piacciono molto anche le palette, ma la cosa che io preferisco di più sono i bronzer, anche perché io non uso fondotinta, metto solo un po' di terra qui ai lati, perché come vedete io rimango così scura. E quindi i bronzer ne consumo parecchi. Allora, ho preso questo bronzer qui ed è della ditta Kevin Aucoin. Non so come si pronunci, scusate la mia pronuncia, se qualcuno lo sa, magari me lo può scrivere qui nei commenti. In Italia io questa non l'ho mai vista, poi magari se mi sbaglio ditemelo. Allora, io appena ho visto questa terra me ne sono innamorata perché finish era stupendo. Allora, la confezione si presenta così. Io l'ho presa nella tonalità Dusk Medium. La apro con voi perché non l'ho ancora aperta. Eccola qui. Allora, ha sempre la sua velina, ha uno specchio e il bronzer è questo. Se vedete è a scalare, cioè dal più chiaro al più scuro. Vi faccio un piccolo swatch, che emozione perché lo riprovo con voi. Il finish è favoloso. Vi faccio uno swatch qui, sfumabilissimo come potete vedere. Il finish è molto sottile, ha una texture veramente ottima e l'ho voluto prendere appunto perché non l'avevo mai visto in Italia e beh, appunto perché io utilizzo il bronzer anche d'inverno, solitamente non metto quasi mai il fondotinta, infatti ne ho comprato uno della Kiko ma mi durerà una vita. Poi ho preso questa palette, questa veniva $18. Tommy, scusate, ma oggi è talmente euforico dopo che lo sono andata a prendere dalla pensione. Questo viene $18 più le tasse. Allora, la palette in questione è questa ed è della linea Violet Voss. Anche questa non l'ho mai vista. Questa è la palette, non l'ho mai vista. Era pieno lo stand di questa ditta qui.
Le palette così piccoline c'erano in due tonalità, o nude o così. Io l'ho voluta prendere, voluto prendere questa linea qui che si chiama Fan Sized, la linea Fan Sized, e non la Nature perché la Nature ne ho tante e quindi ho voluto prendere questa. Si presenta così, è in cartoncino, aprendola anche questa qui ha la solita velina, ha lo specchio e i colori sono questi. Guardate che belli. Anche questa non l'ho swatchata, non c'era neanche il test, c'era solo quello della linea nude. E adesso magari vi faccio qualche swatch. Tommy, scusate se ogni tanto do, ma è qui che mi abbraccia e non mi lascia vivere. Allora, questi sono i primi tre, poi c'è il marrone e poi faccio questo dell'oro. Poggio un attimo la palette e vi faccio vedere gli swatch. Mamma mia, è scrivente molto, molto, molto. Questi sono gli swatch, non di tutti i colori, vi ho fatto appunto voler vedere alcuni di questi colorini. E questa è la palette che ho preso. Mi piace moltissimo, ma veramente tanto, perché è piccolina ed è bella, mi piace. Anche i colori sono particolari. Molto contenta, non so come spiegarmi. Allora, invece, per quanto riguarda la seconda volta che sono tornata, ho preso due palette, ho fatto anche una storia su Instagram. Questo è stato un regalo di mio marito perché aveva visto che ci avevo lasciato il cuore, allora ha detto: "Dai, andiamo che te li regalo io". E quindi le ho prese. Allora, anche qui ho lo scontrino. Dunque, qui ho speso no, questa è della Victoria's Secret. Allora, qui ho speso, cioè ha speso 102,34 dollari perché sono palette che costano un po' di più. Comunque adesso sono a posto, non compro più niente, basta perché mi sento già in colpa. Allora, ho preso la palette della Fenty Beauty, sapete che ce ne sono uscite tre, in tre varianti. La Light non mi piace perché ha dei colori che assomiglia molto alla palette sempre di Huda Beauty che possiedo, la Nude, quella tutta rosa. La medium sì, era carina, ma appena ho visto la dark me ne sono innamorata. Allora, fuori si presenta così, sembra in pelle. Aprendola, riuscire ad aprirla è così. Allora, c'è sempre uno specchio e questi qui sono i colori. Mi piacciono tantissimo. Poi, soprattutto in inverno, autunno, sono colori che uso tanto. Anche di questa magari vi faccio qualche swatch, così vi faccio vedere un po' com'è. Gli swatch sono questi. Niente, Huda si sa, Huda è favolosa. Però, ad esempio, l'ultima palette, quella più grande, che è uscita pochi giorni fa, credo, non mi piace per niente. Né il pack e né i colori. Troppo shimmer, non mi piacciono, non mi dicono nulla. E questa è la prima palette. Invece, il botto è stata questa qui, la palette di Natasha Denona. Allora, so che a tutte che mi state seguendo magari non siete interessati al make-up, ecco perché ho voluto fare due video, proprio perché non tutte mi interessa più di tanto e avete ragione, cercate di starne lontano perché è quasi una malattia, però io sono uscita fuori. Allora, la palette è questa qui, vi dico anche il nome, questa qui è la Sunrise Palette. E appunto viene 65 dollari più le tasse. Allora si presenta così, è in latta. All'interno ha il solito specchio gigante e i colori sono questi qui, che non sono belli di più. Questi appunto proprio mi ispirano l'autunno, inverno, è favolosa. E poi si sa, gli ombretti di Natasha Denona sono stupendi, tranne che per le piccole, anche se me ne sono innamorata di una piccolina che magari più avanti prenderò. Vi faccio anche di questa qui alcuni swatch. Allora, sono questi. Adesso già, poi devo anche uscire, fra un po' sono piena, vabbè. Passo una velina. Questi sono gli swatch, non di tutti,
Voglio fare anche, solo che ho le mani sporche, questo e questo giallo. Beh, guardate. No, vabbè. Vabbè. Si sa, Natasha Denona è Natasha Denona. E questi sono gli altri. Questa è stata la chicca proprio che mi è piaciuta di più in assoluto. Poi alla fine ho da farvi vedere anche due foto che abbiamo fatto nell'Empire State Building, spero di non sporcarle perché sennò mi uccido. Ci hanno dato anche il portafoto, stati carini, sì, anche perché comunque le abbiamo pagate, non è che ci state regalate, mi sembra 35 euro per due foto, 35 dollari per due foto. Allora, la prima è questa, non so se riuscite a vederla, guardate com'è carina. Ci sono proprio i fotografi che fanno le foto e l'altra, sempre all'interno dell'Empire State Building, è fatta così. Bella anche questa. Comunque, se è un ricordo stupendo, indelebile. Allora, ragazze, io vi saluto perché ormai ho finito i minuti, bisogna che mi informo anche, magari manderò un'email a YouTube. Spero che gli acquisti vi siano piaciuti. Non sono stati proprio esaltanti, esaltanti, anche perché io sono andata a New York per visitare la città. Ovvio che quando sei lì ti fai prendere perché i negozi ne ce n'erano veramente tanti, solo che bisognava avere una marea di soldi, anche perché stando lì abbiamo speso veramente parecchio. Vi dico solo che per fare la colazione ci volevano dai 30 ai 40 dollari, corrispondono a 30 euro, quindi non è che si pagasse tanto, cioè non è che uno poteva tornare a casa povero, povero no, però con forti ristrettezze. E niente ragazzi, io vi saluto, vi mando come al solito un bacio grande. Grazie, grazie, grazie di tutto quello che avete fatto, quello che mi avete scritto, i messaggi in direct, cioè, ma io vi abbraccerei tutti quanti. Magari un giorno, se riusciamo anche a berci un caffè insieme, quando siete nei dintorni, magari siete in Emilia Romagna, io sono di Forlì, lo dico perché me lo chiedete in tanti. Se siete qui vicino, mi mandate un messaggio, se riesco ci incontriamo, anche un caffè, ve lo offro io volentieri. E quindi ragazzi vi ringrazio, vi mando ancora un bacio grande e rinizierò con i miei video di pulizie. E oggi ho già pulito casa, sinceramente non ho girato nulla perché sono già alla quarta lavatrice ed è l'una e mezza. Quindi riprenderò sicuramente nei prossimi giorni e ancora grazie, vi saluto, vi mando un bacio grandissimo. Ciao tesore!